Mamma mia, Max, ma quanti è diventato realistico Minecraft, si vede che hanno aggiunto le shader. No, Gigino, guarda, io non so come dirtelo, ma non siamo su Minecraft, siamo su Lego Fortnite, la nuova modalità di Fortnite, dove siamo tutti dei piccoli Lego, ed è incredibilmente figo, sembra di essere su Minecraft, ma completamente diverso. È veramente fighissimo, però dammi 2 secondi, devo fare una cosa. Vedo che stai prendendo subito manualità, Gigino, stai già iniziando a costruire, che cosa stai facendo? Sto facendo una piramide di Lego. Aspetta che questo no, mi è venuto sto. Ah no, è tru... No, 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 non ci posso credere. Yeah. Dai, non giocavo a Minecraft da un sacco. Torniamo sul gioco simile a Minecraft, ma le cose non cambiano. Comunque il pene devi disegnare. Veramente fuori di testa, Gigino, veramente fuori di testa. Va bene, come vedi qua ho già costruito un mio accampamento. Per evitare di, sai, partire dall'inizio. Non ballare, smettila. Ma perché? Perché devi capire, dobbiamo fare. Dobbiamo fare i progressi. Che c'è? Che c'è? C'è il lucciolino. Ma cos'è quella roba? Corre! Vanno subito a prendere. Oh mio Dio. Ma ce la siamo. È il boss finale. È il boss finale. Io lo non so. Lo so, guarda, non lo so sinceramente. Ma secondo me ce la stiamo immaginando, perché siamo da troppo tempo in questo mondo e stiamo impazzendo. Perché sì, ragazzi, io in questo mondo ci sto giocando da circa un'oretta, perché stavo iniziando a capire come funzionasse. Mi sono costruito una piccola casetta di vari tipi di crafting per poter prendermi la prima roba. Dietro, Max, dietro! Vabbè, cavoli tuoi, cavoli tuoi, sinceramente. Io brutto fetente! Io vado ad inseguire la bellissima. No! Oh, un lama! Come un lama? Perché ho ucciso un orso bruno che in realtà era un lupo? No, anche io sto fightando contro un lupo che però mi ha fatto scappare il lama. Signor lama, aspetta. Vieni qua. Non scappare, signor lama. Mi sa che non posso più. Che cavolo. Tiragli la palla di fuoco. Tocca un attimo ammazzarlo, mi sa, perché l'ha fatto scappare quel lupo maledetto. Piglia, no! Lancia la miseria. Già no, Gigino, l'hai fatto venire a piovere. Let's go, ho vinto una spada corta, un peperoncino, un hamburger piccante. Ah, te le sei prese tu le cose. Troppo un po', fammi vedere che cosa ci ho dato. Questo, un hamburger piccante. Proviamo a mangiarci l'hamburger, vediamo quanto cibo ci recupera. Non mi ha dato cibo, ma mi ha dato 3 cuori extra. Adesso dobbiamo capire un attimo come dobbiamo campare qua, perché non è per niente facile. Io non conosco per niente il gioco. Se apri la mappa, dobbiamo tornare un attimo al nostro accampamento, perché avevo visto lì nelle vicinanze che c'era una vera e propria caverna. Ma una caverna con dentro i diamantozzi. Guarda, non lo so che qua ci sono i diamantozzi, ma questa cassa che cos'è, scusami? C'è un chicco di mais e una piuma. Veramente una schifezza. Mamma mia. Dobbiamo mangiarci questa bacca nevosa. Cosa ci dà la bacca nevosa? Assolutamente niente, è infinita. Che cavolo è? Non capisco. Che succede? Ma non lo so, qua mi vengono i ragni da dietro e mi picchiano. Ma non ti preoccupare, tanti ragni fanno abbastanza schifo. Sono quelli piccolini, giusto? Sì, era piccolino come il mio. Sì, come il tuo pisellino, possiamo anche dirlo. Ma prima di continuare, amici, volevo ricordarvi a tutti quanti che sono usciti i miei peluche ufficiali Max Random e Baby Maxino. Gigino, qual è il tuo preferito? Il mio. Sì, tuo non esiste, Gigino, sono abbastanza sicuro. Ma voglio farvi una promessa, amici. Se questi pupazzi vedo che magari vi piacciono, li acquistate in tanti, presto potrebbe arrivare anche il peluche di Gigino. E sarebbe veramente incredibile. Yeah. Vi ricordo inoltre che potete trovarli sul mio sito maxrandom.net, qui sotto in descrizione. E se siete fortunati, insieme al peluche troverete anche un autografo personalizzato che vi darà l'accesso ad una chiamata privata con il sottoscritto. Oh cavolo, si è fatta notte. Io ho paura della notte. Non so te, Gigino, ma mi fa veramente terrore. Io sono l'uomo del buio. Ma stai zitto che sei una banana ghiacciata. Vai, facciamoci un balletto. Sto vedendo. Ma perché c'è una mucca che c'è uno scheletro. Ma lo scheletro maledetto, sto uccidendo la mucca. Ammazzalo subito duro. Ok, ma chi è questo? Ma perché parlo? Ma che cavolo è questo orsetto? Proviamo a parlarci. Brr, con questo freddo passa la voglia di muoversi. Per fortuna la mia torcia per tenermi al caldo. Ok, ci sta dicendo che con la torcia possiamo avere molto più caldo, e questo ce lo sapevamo. Esatto. Ma che dobbiamo fare? Io sono abbastanza sicuro che qui nelle vicinanze ci fosse una caverna. Una caverna dove si può letteralmente entrare ed esplorare un
un mondo completamente nuovo. Eccola, è lì in fondo, vieni! Arrivo, aspetta che c'ho fame, devo mangiare i lamponi! L'unico problema è che qui nella notte è pieno di scheletri, mostri e gente che ci vuole rompere le scatole. Ma eccoci qua, dinanzi alla nostra caverna. Oh. Allora, io te lo dico, qua voglio costruirmi una casa con te dopo. Sì, ma uno tre scheletri dietro il culo. Porca di quella, aiutami a fightarli! Madonna, che freddo, aiutami che freddo! Aiutami a fightare questi scheletri maledetti, Ho freddo, fai tu, bravissimo. Ok, ecco qua l'entrata della grotta. Sei pronto ad entrare? Andiamo! Assoluto yes! Benvenuti nelle tenebre di Fortnite Lego. Che parla? Sono io, Gigino, non è che... scusa, non capivo. Adesso tocca un pochino... Ah! C'è uno scheletrozzo! Guardalo, mi sembra più potente, però mi sa che c'è un'armatura! Aiuto! Wow! Prendi! È velocissimo! All'armatura, okay. Guarda, non si può prendere, vero? Non ce l'ha droppata. Dannazione! No, aspetta, fammi vedere. È pieno! Zero. Allora, tocca buttare un po' di torce in giro, perché sennò qua non riusciamo ad andare avanti. Sì. Ok, allora, qui ci stanno veramente un sacco di scheletri, ma non ci sono altri mostri oltre gli scheletri? Ma c'è il lupozzo e basta, credo. Ma no, Gigino, guarda, secondo me c'è per forza qualcos'altro. Una chest! Ma perché c'è sempre roba veramente orribile? Non me ne faccio assolutamente niente. Oddio, cos'è questo mostro? Spacca! Oddio mio! Ho messo una torcia, ok, messa. Madonna mia, sto fightando duro. Mamma mia. La spada! Ok. Vabbè, mi crafterò un coso per craftarmela un attimo al volo, perché sennò veramente diventa veramente tosta. Troppe cose complicate, ma ci servono delle torce, assolutamente. Vedi di craftarle tu allora, io sono qui impegnato a farmi delle armi, perché se non ho le armi non posso fare assolutamente niente. Troviamo anche qualche sorta di minerale qua dentro, perché non ci posso credere che non ci sia nulla. Sì, ma ci serve per forza del minerale, perché noi abbiamo soltanto la roba in legno e in mattone, quindi sicuramente serve qualcos'altro per diventare più grossi. E infatti, guarda qua, c'è questa pietra che non possiamo rompere. Quindi tu dici che ci serve un picconazzo più forte. Sì, dato che ce l'abbiamo in legno il picconazzo, quindi non è che sia il massimo. Comunque no, qua io sto trovando solo granito schifoso. Attimo, fammi capire un attimo, ma questo piccone è un piccone in legno o in pietra? No, è sempre in legno. Ma non esiste un piccone più potente, amici? Vabbè, qua si vede che siamo proprio dei nabetti. Il vero problema è come facciamo a tornare indietro. Io non so, tu ti ricordi la strada? Io non so niente. Speravo che tu ce l'avessi. Allora, guarda, già che ti fidi di me, sei proprio un deficiente. Effettivamente non hai tutti i torti. Allora, qui come bisogna salire? Mi sa che dobbiamo andare qua sopra. Andiamo qua. E tornare su in qualche modo. Vedi che di là si può proseguire? Abbiamo fatto tutto il giro? Abbiamo trovato l'uscita. E insomma, che cosa abbiamo concluso con questa escursione nella minerozza? Ho sprecato 6 torce. Esatto. E lo scheletro dietro! Aia! Lo so, ma perché è così buio? Dai, usciamo da qui che non mi è piaciuto affatto. Ma c'è un coso Sono morto. Ma come sei morto? Ma mi ha one shottato. Ma sei scarso tu, secondo me, guarda, senza offesa. Ma tua mamma. Eccolo, lo strumatore seriale. Vieni qua, Pom, guarda che fight. Madre mia, sono il re del fight di Minecraft. Roblox, no, cosa? Non ha senso. Nel Minecraft e Roblox e Fortnite, ma ormai non ci sto capendo più niente. Sembra tutta la stessa cosa. Arrivo. Vieni qua. Ah, ma siamo veramente molto vicini. Sì, non ti ricordi, porca valetta. Hai ragione. Ma adesso, Gigino, torniamo alle cose serie. Dobbiamo oggi costruirci una base, una vera e propria casa. Qui su Lego Minecraft saremo i primi costruttori al mondo. Sì, ho notato una cosa. Cosa? Cioè, è che tu noi ci lamentiamo delle cose in legno, che siamo scarsi, no? Sì. Il banco da creazione lo si può upgradare. Davvero? Con 3 gusci e 8 assi che sto facendo ora. Ma come si fa ad aumentare il coso? Solo con le tecniche di mie. No, dovresti dirmelo, Gigino, sai, siamo una squadra. C'è in alto, c'è aggiornamento sul campo. Ecco, ma se vogliamo un attimo andare a buildare, qua possiamo vedere che ci sono varie cose. Una capanna doppia, un seminterrato. E soprattutto, guarda, pavimenti, muri, cose, recinti, scale. Possiamo darci proprio la pazza gioia, Gigino.
Veramente bello. Intanto io ho upgradato, amico mio. Fammi vedere un po' che cosa esce adesso. Oh, eccoci. Pietra, che si fa con tre ossa e la verga di nodo torto. Cos'è? Mi sa che è mio nonno. No, io credo proprio che la dinamite. Io credo che la verga di nodo torto si faccia potenziando qualcos'altro, ma io non ne ho la benché minima idea. Assolutamente, io continuo con la mia opera, se permetti. No, no, basta, basta, basta. Questa non è una casa. Questa non è una casa, Gigino. Come non è una è casa? È un ornamento, chiamalo così. Allora, la casa nostra la faremo proprio qui, guarda. Io direi di iniziare facendo un bel pavimentozzo. Guarda, qui è tutto storto, aspetta. Bisogna farlo bene. Allora, spacca un attimo il pavimento storto che ho fatto. Vado subito, pam. Ok, qua piazziamo un altro pavimento, un altro ancora. Dazzi da fare, Gigino, vedi se possiamo fare tipo le mura, le cose. Le mura, yes of course, we can do it. Ok, allora qui piazziamo questo di qua. No, qua ho sbagliato, quindi mamma mia, spaccato un po'. Anch'io ho sbagliato, miseriaccia, ok. Il pavimento è completato! Gigino, cos'è sta roba? Cos'è sto muro? Senti, c'è solo questo muro! Ma com'è possibile che c'è solo questo muro? Vai a vedere! Senti, io ho bisogno di cibo. Non so te, ma qua io non ho finito i lamponi. Vai, vanno a prendere. Intanto qua costruisco un'opera d'arte. Oh, hai messo addirittura la porta! Ma con chi pensi di stare a parlare, ciccio? Vabbè, allora aspetta. Tu continua a costruire questa parte qua. Io, allora, sì? Io credo proprio che... Ecco! Abbiamo una scala. Possiamo fare letteralmente anche un secondo piano. Guarda, pam. Tu dici che è il caso di farlo? Certo che è il caso di farlo, Gigino. Cioè, noi dobbiamo fare le cose fatte bene o sbaglio? Hai ragione, però io sto sbagliando un po' troppo, zio Pera. Allora, sto avendo un attimo un problema a fare il secondo piano, perché non è che si riesce così tanto bene a costruire qui, È un po' complicato. Oddio, non vedo niente. Si sta facendo notte. Piazza una bella torciozza. E devo piazzare più di una, che sennò qua è un casino. Sì, infatti, piazza un bel po' di torce, una qua, una e là. Allora, io credo proprio, Gigino, che il secondo piano non si può fare. Perché... Dici? Non si può piazzare tipo il muro su nulla. Ah, quindi proprio c'è una cacca questa cosa. Sì, aspetta, qua facciamo così. E qua è rimasto un buco, mi sa. Vabbè, sarà lo scantinato. Va bene, vediamo se possiamo rimpiazzarlo con qualcos'altro. Si metterà il muro storto, questa è la nostra entrata segreta. Bello, ma può entrare, che figo. Sì, questa è l'entrata per i veri pro player che conoscono le strategie più segrete dell'universo. Molto bene, la casa è finita e spero vi sia piaciuta. No, io non credo proprio, Gigino, siamo senza tetto. Se non abbiamo il tetto non possiamo andare avanti. Anche tu c'hai ragione. Come lo facciamo? In teoria dovrebbe esserci qualcosa per costruire i tetti. E infatti eccolo qua. Tetto a capanno. A capanno? Mi ascolti un attimo. Perché non c'è neanche una porta? Vabbè, ma la porta a che serve se abbiamo quell'entrata lì, no? Cioè, nel senso, entra tutti. Sì, vabbè, ma tanto basta che gli diciamo, no, dai, non entrate per piacere, quelli non entrano, tranquilli. Ma gli scherzi non hanno un cervello, vabbè, lasciamo stare. Guarda, io ho fatto 15 torce per spargere un po' intorno casa, Chissà se con le torce i mossi non spawnano come su Minecraft. Non lo so, però già qua vedo uno scheletron. Allora, metto delle scale qui esterne per poter salire sopra il tetto, perché questa è veramente architettura di alto livello. E sto cercando di capire, ok, qua mettiamo un altro di questi qua e ok. Ora dobbiamo coprire questa parte sopra. Perché tu dici che se no cioè, entra un po' tutto. Sì che entra un po' tutto, io non lo voglio sinceramente. Chissà, io intanto faccio un attimo un'altra cosa che servirà poi in futuro. Guarda che bella, dai, diciamo la verità, è proprio qui, mamma mia che brutta. Ma si fa schifo. Ma tu stai piazzando il tetto sopra, io l'ho messo sotto, ma cosa fai? Ma ho dei... non l'avevo visto. Oh mio Dio. Vabbè, lo levo, stai nel Bing. Guarda, l'importante a questo punto è chiudere tutto, poi se ne parla dopo del resto. Infatti, veniamo tutto bello quando la vita sarà più bella, quindi vai, let's go. Ma cosa stai dicendo? Allora, fammi vedere se riesco a craftare un attimo quanti blocchi. Ok, qua a sto punto ti completo da questa parte. No, non toglierlo a sto punto. Lascia. Vabbè, il tetto è un po' complicato.
come dire, futuristico. Futuristico perché comunque ha nuove tecnologie, no? Ancora da studiare, perché noi siamo gli Elon Musk di Fortnite Lego, no? No. Come no? Dici subito di sì. No. Dici subito di sì. Oh, intanto però la casa c'è, è abbastanza protettiva, ci sono dei buchi, però vabbè, ce la facciamo andare bene. Ora credo proprio che dobbiamo spostare tutta la roba qui fuori dentro la casa. Perfetto, ho messo il bellissimo letto. Ma ora, ma la smetti di fare dei pe in giro? Ma cos'è? Ma cosa? Ma ne fate un altro, ma cosa ha questo? Una malattia? Ma questa sembra più una bandiera, mi sa, eh? Infatti è la bandiera del... Del che? Del Camerun? No, del Camumu. Del Camumu, ah, va bene Gigino, va bene, tutto a posto, sei rimasto strano, il tempo passa ma tu sempre strano sei. Va bene, allora, io direi queste casse, va bene, le spostiamo più con calma, tutti questi li spostiamo più con calma. Io direi che questo video può finire qua, abbiamo costruito una casa incredibile, abbiamo esplorato miniere oscure. Gigino, cosa ne pensi, ti è piaciuto? No, perché non ho trovato i diamanti. Vabbè, sicuramente ci saranno molte cose da capire nei prossimi video. Se mai ci saranno, me lo farete sapere qui sotto nei commenti. Io vi saluto con un balletto. Ciao!